hanno ascoltato la spiegazione di questo luogo, lascio la parola a Luigi che ci spiega il significato di questa croce, dove stiamo qua e che si vede intorno. Prego. Buongiorno a tutti, benvenuti, per chi, con chi noi ci siamo salutati, benvenuti qui a Zungoli, siamo sul Monte Molara, quindi siamo sul punto più alto del comune di Zungoli e da qui alla mia destra è possibile scorgere appunto il piccolo. Siamo qui perché nascesse qui, uno perché è il punto più alto, due perché in questa zona transitava la famosa via Erculea che da pochi anni è stata ripresa come una testimonianza della presenza romana. Questa via Erculea andava a collegare la via Appia e la via Traiana e passava proprio in queste zone. E quindi c'era la probabilità di una presenza romana. Sono stati poi fatti dei rinvenimenti che risalgono all'epoca romana. E questa presenza di questo piccolo centro abitato su questa montagna, la leggenda narra che fu inghiottito all'interno della montagna per una sciagura, una disavventura. Questo piccolo borgo abitato fu inghiottito all'interno di questa montagna e si dice che passeggiando nel silenzio, camminando, si sente il vuoto sotto. Quindi è una leggenda che probabilmente ha delle fonti di verità e motivo per cui dopo questa tragica disfatta di questo piccolo borgo, di questo piccolo paese su questa montagna, ci si sia tutti allontanati proprio per questa disavventura, per la paura che accadesse di nuovo. E quindi probabilmente le persone che risiedevano all'intorno di questa zona si sono dislocate fuori e prontamente nella zona del Regio Trattoro, che questo passaggio del Regio Trattoro nel comune di Zungoli è l'ultimo passaggio nella regione Campania, poi sfocia nel Pescassero. E il Trattoro, sì, è il Pescassero lì Candela, ha una larghezza di circa 111 metri, quindi un transito molto importante, molto ampio, che per chi non lo sa serviva per il passaggio degli armenti, dei pastori con i greggi. Oggi si alleva in stalla o nei pascoli. All'epoca i pascoli si ricreavano proprio lungo il percorso che portava dalle montagne alle zone più calde della Puglia. E quindi queste persone abitavano dislocate su questo sentiero, su questo tratturo, dove venivano poi si ritrovavano con questi pastori che transitavano questo Regio Trattoro. E si spostano invece nella zona dove oggi nasce il borgo di Zungoli, probabilmente intorno all'anno 1000, poco prima, quando un guerriero normanno dal nome Iunculo, poi avremo modo di dire tutto il resto, eresse la prima torre, che è il donjon che dopo vedremo, da dove poi si è dislocato e è nato tutto il castello e tutto il borgo. E questo guerriero normanno, questo condottiero normanno, perché alcuni prima me l'hanno chiesto, quindi lo diciamo a tutti, abbia dato probabilmente il nome di Zungoli, dal suo nome Iunculo e quindi da Iunculo Zungoli. L'altra teoria, quindi parliamo di una teoria normanna, l'altra è una teoria bizantina che dà il nome a Zungoli, è che quella che un cognome bizantino Tusungos, ereditato nel tempo, abbia dato il nome dell'odierno oggi Zungoli. Quindi è un po' questa la storia iniziale e primordiale di questo piccolo paese. Quindi l'abitato, la presenza dell'uomo su queste zone probabilmente c'è sempre stata, già in epoca preistorica, perché il Trattoro stesso ha un'età stimata di circa 6.000 anni. I rinvenimenti di armi silici e quant'altro e di lapidi certifica la presenza romana e quindi probabilmente e sicuramente la presenza dell'uomo su queste zone è sempre esistita. E poi nell'anno 1000 e andando avanti nel tempo è nato e sorto man mano il borgo che dopo visiteremo e avremo modo di raccontare le varie situazioni, come è nato, perché e le varie strutture architettoniche all'interno del borgo. Vi auguro, spero che la passeggiata sia stata di gradimento, sì, a Londra, salutare. Da qui, per chi non ha visto, lo ripeto, alla destra, alla mia destra, potete scorgere Zungoli e potete vedere una cosa importante, che lasciando stare le case nuove, quindi le strutture architettoniche di nuova costruzione, cercate di vedere solo l'antico e vedete che il borgo si estende dall'alto verso il basso e lo possiamo vedere da qui, perché dopo non lo vediamo più questa struttura. E vedete che punto focale è il castello. Dal castello si apre un ventaglio di case
e con delle quattro porte di accesso nella parte bassa, perché inizialmente il borgo viene vissuto dalla parte sud, dalla parte bassa. Le quattro porte di accesso nella nomenclatura ancora oggi esistono: Porta Sant'Anna, Porta di Basso, Porta Palazzuolo e Porta Castello. Si viveva nel basso perché nel basso c'era un fiume che ancora oggi c'è, non è un fiume di grande portata, è un fiumiciattolo oggi, ma all'epoca era un fiume di sussistenza per la popolazione. La parte bassa era la zona abitata anche dai pastori, dove c'era la chiesa di San Cataldo, dove poi su quella chiesa è sorto il convento francescano, probabilmente perché un'altra leggenda racconta che in quella chiesa, distrutta nel terremoto del 1456, vi dimorò per una notte San Francesco d'Assisi. E quindi cadde con questo terremoto e sui tutori di questa chiesa fu eretto il convento francescano, che poi avremo modo anche di parlarne e di vedere. Con alcuni di voi ho fatto una bella chiacchierata, quindi ci siamo dette già alcune cose. Chi ha curiosità e interesse, lo esorto a fare domande, a chiedere, perché le visite guidate, i giri sono belli quando c'è l'interesse da parte del visitatore. Tutti questi percorsi, scusami, di pietre, anche i muri così, poi dopo in seguito sono stati... La struttura è stata resa accessibile in tempi recenti, anche perché qui ogni prima domenica di luglio si viene in pellegrinaggio, si fa una via crucis, si giunge su questa parte alta dove c'è questa croce e si celebra la messa. Dopo la messa tutta la comunità rimane a pranzo insieme, quindi è una bella tradizione che si ripete da anni e sarebbe bello casomai anche ospitare le persone da fuori a vivere con noi questa tradizione. Adesso poi dopo le varie domande, se qualcuno vuole delle spiegazioni o altro, delle curiosità.